ragazzi, ad un nuovo video. Oggi daremo un argomento veramente interessante e rispondo a una vostra domanda. Ma mettiti comodo, perché a fine video darò delle notizie e degli approfondimenti davvero interessanti. E visto che sei comodo, dato ci sei, iscriviti al canale e attiva la campanellina, che male non farebbe, mannaggia a te che non sei manco iscritto. Mannaggia. La domanda è proprio questa: un neofita deve spendere 250 euro? Non ha senso, potrebbe comprare i patti da fitness della Deathron, spende 60 euro e è a posto. Momento di silenzio trash. Allora, però devo mettere le mani avanti. Effettivamente questo momento era sotto il vlog numero 2, quando io andavo a comprare i patti della Deathron. Ho rivisto questo video per questo momento e non l'ho portato a termine, perché era veramente inguardabile. Quindi diciamo che da quel video non ho dato le basi per una recensione abbastanza oggettiva e per spiegare in maniera corretta qual è il miglior patio. Premessa, ci sono altri 500 video sul canale in cui vado a spiegare bene perché il patio fitness della Deathron non va bene. Però vorrei affrontare questo video in maniera più diretta, più a darvi una scossetta e mettetevi comodi. Tante persone mi hanno detto che se uno sa pattinare patina con tutto, giusto? Vero? Sono d'accordo con questa frase, ma analizziamo bene: se uno sa pattinare patina con tutto, ma se non so pattinare, avere un mezzo idoneo per cominciare, per imparare, secondo me è un aiuto. Ora, non è che se ti hai quel pattino e non sai pattinare, non impari a pattinare, se hai passione e voglia, se ti metti con la metà di Rio nel mezzo, dicevamo, se ti metti con passione per migliorare. Però sicuramente un mezzo che ti aiuta, ti dà una marcia in più, ti avvantaggia in imparare dei movimenti, ti sostiene meglio il piede. Ah, ma io devo spendere 250 euro e non so manco se mi piace. Anche questa altra bufala. Perché lasciando stare le marche con cui collaboro, Miro, FR, Seva, Powerslide, Rollerblade, chi più ne ha più ne metta, però se vogliamo stare sull'economico, c'è allora un modello che si chiama MF500 che costa 67 euro, quindi credo 7 euro in più di quella scarpetta morbidissima del Da Fitness. Ne vale la pena? Sì, quel pattino ha una fascia e ha un utilizzo che è veramente valido. È valido, lo vedete sul canale, magari vi lascio qui il link al video recensione. Sono rimasto veramente sorpreso e contento nel recensire quel pattino. Che dire? Lo consiglio, devo consigliarlo, sì. Scusate, mi andate attraverso la saliva. Devo consigliarlo, sì, perché è valido. Lo sceglierei nel primo pattino? Io personalmente no, andrei su un modello magari Seba E3, Miro MT Plus, FR3 della linea FR. Perché comunque sia, penso che andare a pagare un po' di più e anche dar modo a chi costruisce questi pattini di avere un budget per migliorarsi, sembra una cosa ottimo. Oltretutto si parla di un pattino che costa, nel caso dell'FR3, credo 170-180 euro. Nel caso del Roller RB siamo lì, quindi 150-160 euro. MT Plus 149 euro con gli sconti. Per non andare a parlare del 7-3, che addirittura siamo sotto le 130 euro. Quindi direi comunque dei prezzi che ci stanno per un patto. Cioè, spagare un patio 130-170 euro è una finestra, e credo che una buona scarpa da ginnastica costi forse di più, visto che all'interno del patto ci va il nostro amato pedino e ci stiamo diverse ore dentro. Avere una struttura che fa areggiare bene il piede e c'è un po' di comfort, credo che pagare 160 euro sia un prezzo più che giusto. Ovviamente se ne pago 60 e riesco a imparare è meglio, sì, è sicuramente meglio, però chi ha comprato l'MF500 si è innamorato, è migliorato, vi garantisco che dopo un po' sta cercando e sta guardando di comprare anche altri patti. Quindi già uno spende inizialmente e poi spende sicuramente più in qua, perché uno se gli piace, si appassiona, va comunque a fare un upgrade di ruote, che cosa si accorge che le ruote costano più del patti, uno dice, sa che magari vado a cambiare anche il patti, cambio le ruote là dentro. Idea potrebbe essere funzionale. Mi sto dando perché sono veramente distratto, perché c'è Rio che Phoenix è in calore, è stato un mascello, un casino da girato, e la scena è abbastanza comica. Non so se ci censono il video, comunque ecco, questa è la scena. Ok, e questa è la difficoltà con cui devo montare il video. Cioè, questi qui dietro fanno casino. Comunque, non divaghiamo altro. Torniamo seri a noi. Detto questo, non mi distrarre. Detto questo, un'altra cosa fondamentale è proprio sull'acquisto del patto. Un altro commento che non mi è piaciuto, non che io apprezzo tutte e compreso le critiche, anzi,
oggettivamente chi ha fatto questi commenti non è colpa sua, ma è colpa mia. Quei video erano veramente fatti un po' malino. E te mi dici, Giacomo, levali. Ma no, levali. Perché? Fermi un attimo, allora, sono fatti un po' male, però sono comunque ricordi. Per me YouTube è un immenso diario online. Sempre su quel video c'è scritto: le premesse erano buone, ma questa cosa non ha il minimo senso. I prodotti Decathlon sono prodotti spesso per principianti e per un uso saltuario. Allora, benissimo, analizziamo qua. Vero, i prodotti Decathlon molte volte sono per un utilizzo di un principiante, ma comunque sia, deve permettermi di fare quello sport in maniera adeguata, secondo me. Senza alcuna pretesa, tu hai preso quelli più economici e li hai testati facendo salti, sovraccaricando la struttura e spaccandoli per dimostrare l'ovvio, sapendo oltretutto che per il tuo peso non erano adatti. Allora, da questo punto qua, è vero, io sapevo benissimo che quel pattio non andava bene, anche se in realtà io quando ho provato quel pattino, non ero convinto che il pattino avesse, comunque reggesse il mio peso, perché io ho iniziato a pattinare con uno Spark 84, che è quello da fitness, che mi ha permesso di imparare i primi salti, di scendere i primi marciapiedi e comunque di gestire alcune situazioni. Ora, io non so dove vive lui, però dove nel 90% dei comuni italiani non ci sono piste di pattinaggio, ci sono comunque parchetti, piste ciclabili, parcheggi e zone comunque con asfalto molto molto sciupato. Quindi avere un pattino che mi fa saltare, mi fa scendere da un marciapiede, sicuramente mi aiuta nella gestione di una situazione imprevista. Quindi è vero che io ho sovratestato quel pattino, ma l'ho fatto per capire se alla lunga il pattino si sarebbe rotto o se avrebbe comunque si arretto a delle sollecitazioni. Continuiamo però, perché comunque questa domanda è più interessante di quello che mi ricordavo. È come prendere una Panda e dire che è una macchina di merda perché non tiene la strada a 120 km/h su un treno sconnesso come la Subaru impresa settata per rally. E dai, su un po' di onestà. Allora, sul paragone che ha fatto con la Subaru, boh, non intendo molto di macchine, quindi non saprei dire. Per quanto riguarda il pattino, andiamo a parlare il pattino nel per sé. Il pattino costa 60 euro, 54 qualcosa mi sembra. Il pattino da testare MF500, 67 euro, 15 euro in più. Credo che non cambi la vita a nessuno, 15 euro in più nell'acquisto di un pattino. Due prodotti totalmente diversi. Uno completamente inefficiente per quello che deve fare, quindi per pattinare. Uno efficiente anche troppo per il principiante che sta pattinando. Parlando sui pattini, credo sia un paragone più che lecito e credo che sia comunque sia interessante andare ad analizzarli. Ho testato la MF500 molto più duramente del fatto a fitness di Adiaton, perché semplicemente l'ho fatto un percorso storico di tempo più avanti, quindi sicuramente sapete stare meglio le cose. L'MF500 ha superato il test a pieni voti, mi ha sorpreso. Il Fit 100 non solo non ha superato un test iniziale, quindi neanche poi è andato a stressarlo in maniera precisa sui punti tragici, ma semplicemente con il mio peso non reggeva il mio peso, cioè io potevo andare a toccare il laterale stando schiacciando verso il basso. Ora, permettiamo, se una persona pesa 80-90 kg e sta pattinando, probabilmente in quella posizione ci va per provare a pattinare. Quindi credo sia un test super giusto. Ripeto, quel video comunque sia non è molto fatto bene, perché effettivamente tanti punti, come ho detto in questo video qui, in maniera molto più precisa, non li ho analizzati. Ma quando ho fatto quel video non pensavo mai di arrivare a quasi 7500 iscritti. Quindi wow, sono contentissimo e vi ringrazio. Detto questo, le due news a inizio video non ve le dico, perché siamo già a 9 minuti, quindi sono troppo lunghe e le faremo via apposta. Ciao.